Sei pronto ad aprire il cofano? Giustula moltissimi tutorial! E per i ricambi la scelta giusta è l'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Trovi le pastiglie Bolk usate in questo video solo sul sito Mister Auto e nel link nella descrizione. Spegni l'auto. Tira il freno a mano. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Apri il serbatoio del liquido dei freni. Per cambiare le pastiglie del freno posteriore, dovrai sollevare la parte posteriore dell'auto e togliere le ruote. In tal modo avrai completo accesso alle pastiglie. Molla i bulloni delle ruote posteriori, solleva la parte posteriore dell'auto e appoggiala sui due cavalletti. Ti consigliamo comunque, prima di iniziare, di guardare il tutorial Sollevare l'auto in sicurezza. Dopodiché puoi togliere le ruote. Non dimenticare di metterle sotto l'auto. Prima di iniziare, sblocca il freno a mano, altrimenti l'operazione non sarà possibile. Sblocca la pinza del freno. Per farlo, usa una chiave inglese da 13 e una chiave inglese da 15. Rimuovi le viti della colonnetta. Fai leva con un grande cacciavite piatto per staccare la pinza dal suo supporto. Trucco: lega un pezzo di cavo elettrico o un pezzo di spago a una delle spire delle molle delle sospensioni. Per evitare di rovinare il flessibile del freno, legalo alle sospensioni aiutandoti con il cavo che hai messo prima. Rimuovi le pastiglie. Usa una spazzola metallica per pulire le estremità del supporto delle pastiglie. Puoi sostenerci? Clicca mi piace sul video e iscriviti al canale. Spingi il pistone. Per questa operazione è indispensabile avere un arretratore di pistoni, un attrezzo specifico che permette di spingere il pistone, ma anche di farlo ruotare su se stesso per riarmare il sistema di recupero di gioco del freno a mano. Prendi le nuove pastiglie. Ungi con grasso al rame la parte esterna delle nuove pastiglie e inseriscile nella pinza facendole scivolare. Metti a posto le molle delle pastiglie, in modo che siano parallele alle pastiglie stesse. Adesso rimetti a posto la pinza e riavvita le viti della colonnetta. Finisci di stringere usando una chiave dinamometrica. Ripeti l'operazione dall'altra parte. Dopodiché rimonta le ruote e fai scendere l'auto. Prima di riaccendere l'auto, ricorda di riavvitare il tappo del liquido dei freni. Attenzione! Prima di tornare a usare l'auto, accendila e spingi il pedale del freno per riavvicinare le pastiglie al disco. Guida tranquillo e senza brusche frenate i primi 50 km per non cristallizzare le nuove pastiglie. Operazione conclusa! Se questo video ti è stato utile, like e iscriviti al canale!